Il Cacciatore è stata definita in maniera abbastanza globale una delle migliori serie televisive italiane mai realizzate. Francesco Montanari, che è il protagonista, è stato anche premiato al Festival di Cannes, un premio particolare per questa serie, per la sua interpretazione di questo magistrato. La serie ovviamente racconta una storia vera, cioè la storia di questo Alfonso Sabella, che è appunto l'autore del romanzo, che fu definito in quel periodo il cacciatore di mafiosi, perché dopo le stragi, la serie ambientata nel 93, iniziamo da lì, dopo le stragi di Capaci, di Via Meglio, quindi dopo la morte di Falcone e Borsellino, il pool antimafia, coloro che restavano dentro questo pool, diedero una caccia spietata a tutti i latitanti che erano responsabili della morte di Falcone, Borsellino e di tantissimi altri poliziotti, magistrati, giornalisti uccisi negli anni 80 e 70. Era appena venuto l'arresto di Riina e i latitanti rimanenti principali erano ovviamente Provenzano, Pagrella, i due fratelli Brusca, e la prima stagione si concentra per l'appunto sulla caccia a Pagrella. Io Francesco Montanari me lo ricordo la prima volta in Romanzo Criminale, nella serie interpretava in maniera di nuovo straordinaria, anche se rispetto a Cacciatore non c'è proprio niente che spartì, interpretava questo libanese, il protagonista della prima stagione. Poi me lo ricordo in Squadra Antimafia, che interpretava invece Achille Ferro, uno dei cattivi, mi pare, della stagione 5. E qui me lo ritrovo magistrato, procuratore antimafia. Inizialmente, effettivamente, devo ammettere, era un pochino titubante, perché i due ruoli in cui me lo ricordavo, i due ruoli che lo resero particolarmente celebre, erano proprio due ruoli estremamente negativi, l'antitesi del personaggio che qui interpreta. Quindi non è che mettevo in discussione la sua capacità, tutt'altro, ma proprio io da spettatore avrei forse fatto un po' fatica a identificarmi con lui. E invece dopo 5 minuti che lo vedi in questa serie, gli altri due personaggi sono completamente eclissati. E credo che uno degli aspetti più interessanti di questo personaggio, di questo Saverio Barone, sia proprio il fatto che non è il classico personaggio positivo che dice ok, devo fare tutto questo per un senso di giustizia. No, lo diventa, ma all'inizio parte quasi come un antieroe, cioè lui inizia a dare la caccia a questi latitanti, a questi mafiosi, ma proprio come se fosse un cacciatore e questi delle prede. Per giunta inizia a fare questo mestiere per fare carriera. Lui arriva in questo pool antimafia alla fine del primo episodio, in realtà poi all'inizio del secondo, e il suo principale scopo è quello di far vedere che è bravo, vuole subito emergere sugli altri. Infatti all'inizio il rapporto che si crea con gli altri magistrati del pool non è dei migliori, ma la sua testardaggine, la sua caparbietà e la sua voglia di far vedere che è bravo lo porta in breve tempo a effettivamente a esserlo. E all'inizio questo rapporto che ha col magistrato chiamato Carlo Mazza, in questa serie interpretato anche in maniera di nuovo straordinaria da Francesco Foti, è un rapporto di scontro, quasi di odio. All'inizio il personaggio di Foti ti sta anche un po' sulle balle, bisogna essere sinceri. Poi in realtà diventano inseparabili. L'amicizia che si crea tra loro, il modo in cui la loro storia evolve è straordinaria. E tra l'altro i due attori sono stati veramente molto bravi a dar vita a questo scontro iniziale e a questa amicizia successiva. È veramente bello da vedersi e speri che questa serie non finisca mai. Elemento fondamentale della parte, diciamo, narrativa della storia di questo show è sicuramente il personaggio della fidanzata di Saverio, interpretata dalla bravissima Miriam Dalmazio. Il rapporto che c'è tra questi due ragazzi, tra questi due personaggi, è talmente veritiero, talmente vero quello che vediamo, che ti sembra di conoscere questi due personaggi da secoli. Il modo in cui lui affronta il proprio lavoro, quindi lui diventa, non dico ossessionato, ma quasi, del voler a tutti i costi catturare questi latitanti, perché ripeto, lui è un cacciatore, lui paragona questi latitanti a delle prede, e infatti spesso e volentieri ha dei flashback che riguardano quando andava a caccia e tutto quanto. E la sua ragazza all'inizio ovviamente fa fatica a comprenderlo, perché è difficile stare con una persona che mette in prima posizione un lavoro estremamente rischioso. I suoi predecessori sono stati tutti uccisi. Quindi non è così semplice vedere uscire il tuo fidanzato, poi suo marito, di casa e non sapere ogni giorno se la sera sarebbe tornato. Per giunta lui ci sono dei momenti in cui ha bisogno addirittura di non tornare a casa per poter fare bene il suo lavoro, per poter stare bene con se stesso. Ripeto, arriva quasi a un'esplosione mentale, tant'è che i suoi colleghi glielo dicono: guarda che devi staccare, perché se non stacchi impazzisci, diventi come loro, diventi peggio di loro, perché esci completamente di testa. Tutto questo rapporto è raccontato in maniera divina in questi 12 episodi.
E la scena più agghiacciante, al tempo stesso estremamente bella, perché ti fa capire quanto Francesco Montanari sia bravo e quanti siano stati bravi gli autori e il regista ad arrivare a quel punto, è il momento finale della prima stagione, dove c'è questo matrimonio tra i due personaggi, nella quale, insomma, assistiamo alle ultime puntate in cui lui dice che il giorno che si sarebbero sposati lui gli avrebbe detto veramente quello che provava per lei, l'avrebbe ringraziata e l'avrebbe fatto capire quanto lei fosse importante per lui. Nel momento del matrimonio, quando lui si sta avvicinando a lei, lei ora aspetta di sentirsi dire quello che veramente lui prova, lui si avvicina e gli dice: posso prendere anche Brusca, perché aveva appena arrestato dopo 12 episodi bagarella. Quindi è assolutamente un lavoro fatto sugli attori, sui personaggi, magnifico, magnifico. Tu arrivi a sentire quella frase e ti senti come la moglie, ma al tempo stesso ti senti anche come spettatore che non vede l'ora che questo magistrato gli arresti tutti questi grandissimi stronzi. Quindi questa soluzione, questo obiettivo, che sicuramente era l'obiettivo degli autori, del regista e degli attori, è assolutamente arrivato. E quando l'obiettivo della creatività arriva allo spettatore, la serie è assolutamente riuscita, il prodotto è assolutamente riuscito. La scrittura della serie è particolarissima, perché racconta una storia estremamente italiana, ovviamente in alcune parti anche romanzata, come è giusto che sia, ma ha un taglio estremamente internazionale. Cioè, se al posto della mafia in questa serie ci avessimo messo il terrorismo, ci avessimo messo una tematica che magari all'estero funziona di più, la serie non avrebbe avuto alcun tipo di problema. Ha una scrittura estremamente americana, e questo ha portato la regia di Marengo e Ludovichi a essere estremamente internazionale, ad avere un respiro che di italiano veramente poco, perché tramite inquadrature, movimenti di macchine estremamente veloci, c'è una scena di inseguimento veramente molto bella, è molto ansiante il montaggio, ti mette veramente angoscia, pur vedendo avvenimenti accaduti e pur non soffermandosi su stragi, su queste robe qua, non c'è quasi mai azione, ma il montaggio lo fa diventare un film d'azione. Per giunta tutta la serie è raccontata in prima persona dal personaggio di Barone, di Montanari, e questa voce off, questa voce fuori campo che spesso sentiamo, fa diventare tutta la serie, sì, la storia della cattura di questi latitanti, ma soprattutto un film noir, una serie noir, perché è veramente, segue i classici stereotipi dei film noir, per giunta con una regia e un montaggio estremamente di taglio internazionale. Questa la fa diventare una serie fuori dal comune, completamente diversa da tutto ciò che era stato fatto in precedenza. Per carità, non è uscita all'improvviso, è figlia di tantissime robe fatte in precedenza, da Gomorra, dal romanzo criminale stesso, da Squadra Antimafia, da Distretto di Polizia, da Ultimo, c'è un botto di roba che ha portato ad arrivare al Cacciatore, ma questa serie è effettivamente una delle migliori serie italiane che abbia mai visto, e ne ho viste veramente tante. Io penso che un centinaio, un 150 fiction italiane le ho viste, e devo ammettere che questa sicuramente entra in una eventuale top 10. Ho visto, ovviamente, stiamo parlando solo della prima stagione, sto vedendo la seconda, sto recuperando la seconda, un po' in ritardo ma lo sto facendo, e anche la seconda, senza andare a fare grandi spoiler al momento, comunque si conferma su un livello veramente molto alto, e non so ancora se supererà o raggiungerà la prima, ma comunque, insomma, soffermandoci un attimino sulla stagione 1, raramente bisognerebbe parlare di capolavori, ma in questo caso secondo me ci troviamo di fronte a un capolavoro della serie TV italiana.